permettetemi un ringraziamento. Un ringraziamento agli insegnanti, agli studenti, alle autorità civili e militari, alle forze dell'ordine, alle associazioni combattentistiche e d'armi e a tutte le altre associazioni presenti. Un ringraziamento anche al nome della dottoressa Caporale, del commissario, dell'altro subcommissario, la dottoressa Mastro. Oggi celebriamo il giorno della memoria, no? È il giorno in cui, il 27 gennaio, le forze alleate entrarono ad Auschwitz e per la prima volta si resero conto, in maniera diretta, di quell'evento, diciamo, drammatico, unico nella storia, che poi venne chiamato la Shoah. Una vera catastrofe. Che vuol dire però fare memoria? Bambini, che vuol dire? Ricordare tutto. Ricordare. Il popolo ebraico conosce bene questo termine, perché ogni anno celebra il memoriale, la festa di Pasqua, la festa ebraica, lo Zikaron si chiama. Ed è un evento, un ricordo di un evento che non solo è un evento religioso, no? Si ricorda la liberazione dell'oppressione egiziana, ma è un evento profondamente sociale, perché è un evento di liberazione. Però anche mi chiedo, oggi l'uomo è capace di fare memoria? Sì, bravo. Fare memoria è gratis, oggi invece vale tutto ciò che costa e che si compra, tutto ciò che è funzionale. E questo olivo che oggi noi mettiamo, che cos'è? Un segno della pace. Un simbolo. Perché noi uomini viviamo anche di segni, di simboli. Perché questa memoria, questi segni, no? Poi conformano l'uomo, cioè danno una direzione all'uomo. Il fermarsi a fare memoria aiuta l'uomo a dare una direzione alla sua vita, che è la direzione della pace, che è la direzione del non dimenticare tragedie come queste, del vivere di valori, del vivere di un'identità. Ed un ringraziamento di nuovo anche a nome del commissario a tutti voi che oggi avete voluto con noi celebrare questo evento che non dobbiamo dimenticare per costruire una società civile e nella pace. Grazie. Io saluto con piacere tutti i presenti, in parte i giovani, perché sono questi poi i futuri dirigenti, in parte i giovani che debbono mettere un bene nella testa, perché io ho constatato che sui libri di scuola non si parla di guerra di liberazione, di resistenza, si parla dei Mazzini e dei Garibaldi, però questo invece no, perché la resistenza è il secondo risorgimento italiano, capito? Quindi bisogna metterlo bene in mente e che può servire domani. Siccome che io sono stato pure io come te, allora è facile dimenticare, invece no, bisogna starci attento. E mando un ringraziamento alla dottoressa Caporale, perché questa è la prima volta che abbiamo la possibilità di poter parlare di queste cose, noi è la prima volta che la facciamo proprio così. Quindi è bene ha fatto a prendere questa iniziativa, è un'iniziativa politica e morale che ha ritenuto organizzare questo entusiasmante incontro. Questi gesti lasciano il segno nella mente di tutti coloro che seguono oltre certe iniziative. Viva la libertà, viva l'Italia!